Sono delle piccole sporgenze qui, nere, di questo pulsante, no? Ma proprio su queste sporgenze è montato il nostro pulsantino, che ha, proprio per inserirsi in queste due sporgenze, due tagli piccolini laterali. Vi faccio vedere, se si mette a fuoco, c'è un taglio di qua e un taglio di là, quindi questi due tagli vanno inseriti in queste due sporgenze, cioè quindi così, vedete? Si riesce a vedere? Sì. Quando è inserito così è inserito bene, quindi va proprio in linea con la parte superiore, mentre nella parte inferiore vedete c'è un po' di spazio. Va inserito così, allora possiamo anche in questo caso togliere la protezione al nastro biadesivo, niente attack, lo ripeto più volte perché è una cosa che mi ha dato veramente fastidio. Togliamo la protezione e andiamo a posizionarlo come si deve. Mi avvicino magari sperando che si veda meglio. Ecco qui. Lo posizioniamo sulle due tacche. Ecco qui. E spingiamo per fare in modo che il nastro faccia presa. Questo è il pulsante on-off di accensione. Vi faccio segno con il giravite per farvi vedere che ho inserito qui. E qui le due tacche, eccolo fuori fotocamera, sia qui che qui le due tacche del pulsante di accensione e l'ho tenuto premuto sopra. Anche qui vedete c'è della plastica che avanza, lo toglierete ritagliandola o con un taglierino o con un paio di forbici in modo che scompaia, non serve che rimanga questa cosa qui. Ecco, allora abbiamo composto il nostro circuito, mancavano quindi questo supporto che tiene i tasti di volume. Quest'altro che invece tiene il commutatore vibrazione mute silenzioso e quest'altro ancora invece che è quello di accensione. Possiamo ancora adesso andare a montarlo sulla nostra copertina nuova di zecca. Come si monta questo circuito? L'operazione non è semplice ma nemmeno impossibile o complicata. Prima di tutto mettiamo questo qui che sarebbe l'attacco delle cuffie, va inserito in questa scanalatura che c'è, vi avvicino, nell'antenna wifi. Vedete qui, lo sto indicando con il giravite, c'è una scanalatura, qui dentro deve scivolare il nostro attacco cuffie. Quindi lo prendiamo, lo inseriamo in questa scanalatura e lo facciamo scivolare. Vediamo se si riesce a vedere, ecco qui, lo facciamo scivolare finché non va a combaciare col supporto che abbiamo messo prima. Ecco qui, è entrato, vedete, l'attacco cuffia è entrato e adesso qui subito va messa la vite più lunga che abbiamo di tutte e 21 le viti dell'iPhone, che viene data in dotazione con l'iPhone oppure potete acquistare a parte. Quindi fissiamo l'attacco cuffie con questa vite più lunga che abbiamo. Tocca adesso quindi passare a mettere il commutatore mute silenzioso e audio che va passato sotto il connettore numero 6. Vi aiuterete con il giravite a scansare il connettore numero 6 perché è proprio davanti e questo va posizionato indietro. Quindi lo alzate, portate piano piano il commutatore numero 6 in posizione. Eccolo qui. Basta che questa parte qui, vediamo se si vede nel video, del commutatore va su questa vite. Qui c'è un buco, deve combaciare con l'altro buco del commutatore. E poi anche dall'altro lato deve combaciare con l'altra parte della vite. Ecco, siamo in posizione col commutatore. Vi consiglio poi di fare anche la prova davanti, se il pulsante che aziona l'audio o il mute sia incastrato bene con la levetta e quindi seleziona, no? La parte audio oppure no?
E qui a questo punto potete mettere quest'altra parte che va proprio sopra questo comodo che abbiamo prima, quello che tiene sia fermo il tasto del volume e sia tiene i pulsantini fermi del commutatore. Qui ci sono tre viti poi da rimontare, una qui e una qui, per fissarlo sulla cornice cromata. Infine, io adesso non li avvito, ma è un suggerimento che vi sto dando, istruzioni, va montato questo che è il nostro pulsante di accensione. Guardiamo un attimino come è fatta la nostra cornice cromata. Qui ci sono due viti, ve le sto indicando con il giravite, e anche qui abbiamo due buchi, quindi questi due buchi vanno proprio fatti combaciare con quelli del nostro pulsante. Ecco qui, si inserisce così e si vanno a mettere qui le due viti che terranno spinto il pulsante di accensione che sta qui. Adesso non c'è la parte in avanti perché io non l'ho messa, che sarebbe il pulsantino che preme per far accendere o spegnere il nostro iPhone. Ma comunque è in questo modo che va messo in posizione. Qual è la funzione di questa parte in plastica? Non è solo quella di tenere spinto il pulsante di accensione, ma anche quello poi, tramite questa piccola sporgenza che abbiamo qui della plastica, lo tiro fuori per farvelo vedere meglio, sganciamolo dall'iPhone, eccolo qui, questa piccola sporgenza che c'è qui serve a tenere ferma la nostra scheda madre, perché è andata inserita proprio sotto questa scanalatura del pulsante di accensione. Dunque, allora in questo filmato abbiamo visto, partendo da zero, come si mettono i pulsanti del volume su una copertina, come poi si aggiunga la cornice cromata, poi si aggiunge il supporto per la fotocamera qui, poi l'antenna wifi qui, poi abbiamo visto come ci si mette sopra la parte qui che serve a estrarre la SIM fuori. Poi abbiamo montato un circuito molto complesso, cuffie audio, pulsante di accensione, tasti volume, commutatore silenzioso oppure suoneria e abbiamo spiegato come si mettono all'interno della copertina, cioè quindi come va rimontato questo circuito. Seguiranno altre spiegazioni ulteriori per come proseguire ancora per montare gli altri pezzi che mancano all'interno della copertina. Un saluto a tutti da PhoneAssist.